Vivere la spiritualità della vigilia attendendo la venuta del Signore e per questo non accontentarsi o adagiarsi nella comodità, ma lavorare con speranza e fiducia. Le parole che l'arcivescovo rivolge ai quasi 400 sacerdoti riuniti nella basilica interna al seminario di Venegono per la celebrazione eucaristica della tradizionale festa della Madonna dei Fiori sono anzitutto per loro, per i presbiteri, ma indicano una strada percorribile da tutti. Quella via indicata da uomini di Dio come Don Carlo Gnocchi, al quale a 10 anni dalla beatificazione viene dedicata per l'occasione una mostra. Nell'omelia della messa, concelebrata da 9 vescovi e da tutti i preti presenti, l'arcivescovo sottolinea: chi vive la spiritualità della vigilia considera il presente come provvisorio. Non vi si accomoda come chi vorrebbe restare giovane, restare nel nido rassicurante, restare nell'ambiente in cui si sente garantito, restare nel ruolo che risulta prestigioso, restare nella compagnia che sente gratificante. È orientato a ben altro. Aspetta e prepara il regno di Dio. Chiaro il richiamo. Nell'attesa che torni il Signore, chi vive la spiritualità della vigilia è come quei servi operosi, ma che vivono l'operosità dei preparativi. La famosa e apprezzata efficienza e capacità organizzativa del clero ambrosiano è l'operosità dei preparativi, quella dei servi affidabili che il Signore ha messo a capo della sua casa. I servi affidabili non si lasciano sorprendere nel sonno, perché non si lasciano sedurre dalla tentazione di una vita comoda, di una vita che si accontenta, di una prestazione professionale che si limita al minimo richiesto e poi si dedica a un suo mondo privato, sottratto al giudizio del Signore. Servi che non guardano al lavoro fatto, anche se è molto. Non sono mossi dall'ambizione o dalla presunzione. Non cercano prestigio o potere, non dipendono dagli applausi o dalle aspettative della gente. Ascoltano tutti, si prendono cura come possono delle esigenze di molti, ma la parola che li guida è quella del loro Signore e il desiderio che li motiva è quello di preparare al Signore un popolo ben disposto. Anche se talvolta proprio questo popolo appare disinteressato e poco incline all'apprezzamento. Il pastore si fa voce anche del popolo impigrito e distratto, alza le braccia per intercedere per tutti. Questa spiritualità della vigilia, un po' spontaneamente, si applica più facilmente al tempo del seminario, al tempo della formazione, ma in realtà la spiritualità della vigilia è necessaria all'inizio, alla fine e durante il ministero. Poi, al termine della messa, nella quale l'arcivescovo esprime ancora gratitudine e ammirazione per questa giornata che ci fa sentire un presbiterio raccolto in fraternità, la festa è tutta per chi ricorda il 25esimo, il 50esimo, 60esimo, 70esimo, 75esimo di ordinazione presbiterale. Di questa classe, 1944, sono ben 2 sacerdote, ormai quasi centenari, Monsignor Giorgio Colombo e Don Giampiero Gabardi. Ma soprattutto la gioia condivisa è per i 15 giovani che diventeranno preti il prossimo 8 giugno. Il motto dei candidati 2019, siate lieti nella speranza, si fa immagine viva nella loro presentazione ufficiale, applauditissima dall'arcivescovo e da tutti coloro che affollano il quadriportico.